Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Come avrete sicuramente letto dal titolo, oggi siamo qui con un haul degli acquisti dell'ultimo periodo. Vi anticipo già che questo sarà un haul un pochino diverso dal solito, perché alcuni acquisti sono rimasti a Milano essendo che non mi ci stavano in valigia. E dato che quelle cose le riuscirò ad avere solo tra qualche giorno, vi metterò un'immagine qui mentre appunto ve ne parlerò, così da mostrarvi tutto quanto. In questo haul ci sono sia accessori abbigliamento sia oggetti per la casa, appunto a tema Halloween. Perché voi quando starete vedendo questo haul, penso che Halloween sarà già passato. In questo momento appunto deve ancora giungere, quindi in giro si trovano ancora delle decorazioni. Partirei dal mio amato Teddy. A sto giro ho trovato questo bellissimo teschio con tutte le rose glitterate, che spero che in video rendano perché sono glitteratissime, sono stupende. Ha una candelina, una fiammettina che appunto si accende, si vede, sì. Questo l'avevo già visto altre volte e adesso finalmente mi sono decisa a comprarlo e sono super contenta perché in effetti è veramente veramente bello. Sempre da Teddy ho preso questa zucchettina che è super carina, mi ricorda un po' tipo gli spaventapasseri. Penso che appunto il riferimento sia un po' quello, però appunto con la testa di Jack-o'-lantern. E anche questo si muove, è bellissimo. Ultima cosa di Teddy, ho preso questa ghirlanda enorme. Era da un sacco che cercavo una ghirlanda così grande, appunto vuota, perché ho visto su Pinterest alcuni DIY che mi ispirano un sacco. Penso che la colorerò di nero, adesso vedrò un attimino che cosa farci. Comunque sicuramente la trasformerò, l'ho presa appunto per farci un DIY. Passiamo ora dagli AliExpress, che ho semplicemente una cosina, ma questa cosina la trovo veramente carinissima. È una borsetta a forma di pipistrello con la ragnatela, che tra l'altro è tutta ricamata, non è una stampa, è proprio ricamata. Sui manici ha questi dettagli tipo ragnatela, no, tipo dei fiori, non lo so bene cosa siano, ma sono super carini. Sul retro ha una cerniera anche, è abbastanza capiente. Passiamo ora a Tiger, e appunto da Tiger ho sia un pochino di cose qui fisicamente da farvi vedere, sia alcune che vi metterò l'immagine qui, perché come vi stavo spiegando prima non sono riuscita a portare qui. Partirei da queste due palline, che sono delle sfere trasparenti con dentro vari oggettini per creare delle palline di Natale DIY. Come potete vedere qui c'è la foto di come dovrebbe in teoria venire. Questo è un unicorno, non vedo l'ora di farli, e questo è un pupazzetto di neve, sono super carini. Questo mi ha rapita la candy cane, appena ho visto che c'era qualcosa con i colori della candy cane ho detto ok, questo. E vabbè, l'unicorno, perché ovviamente lo sapete, io amo gli unicorni. Pipistrellino, questo lo trovo veramente veramente super carino. Avevo visto dal sito in realtà un'altra versione, questo lo trovo veramente super carino, ha gli occhietti fatti così. La luna l'amo, sono impazzita quando ho visto la luna. Sul retro il buco per appunto metterci la candela. Io questa l'avevo in realtà visto dal sito, fatto un pochino diverso, ovvero la forma era questa qui del pipistrello, però qui invece che avere gli occhi fatti così aveva un buco gigante, ovviamente dietro era chiuso, e sul sito era tipo rivenduto come porta biscotti, tipo che ci mettevate dentro i biscotti, non lo so, tipo quelli impilati, quelli un pochino là, tipo i cookies, ecco. In realtà io penso che fosse un porta candela pure quello, tipo questo sul sito non l'avevo visto, però lo trovo veramente veramente stupendo. Sempre da Tiger, beh questo è solo da Tiger poteva essere, tipo è un trofeo zucco, ok? Infatti c'è anche la targhetta Best Pumpkin. Bicchierino da shot a forma di teschio, io sono astemia e vabbè, ne ho preso solo uno perché... Però è super 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 carino, anche proprio da decorazione. Ombrello che visto così non vi dirà assolutamente niente. Tra l'altro è un ombrello da bambini, magari ci sta anche nell'inquadratura, incredibile, ok? Magari vi lascio di questo, anche se ce l'ho fisicamente, vi lascio una foto qui aperto. Preferirei non aprirlo qui, non tanto perché sono superstiziosa, ma appunto perché non ci starebbe nell'inquadratura. Comunque è un ombrello a base nera con tutta la ragnatela bianca, come appunto starete vedendo. Passiamo ora a tutte le cose di cui vi metterò una foto qui, ovvero tazza scheletro. Appena l'ho vista dal sito sono impazzita, è veramente veramente bella, a forma di teschio con gli occhi e la bocca che diventano arancioni con liquidi caldi. Queste invece non c'entrano assolutamente nulla con Halloween e sono delle tazze super alte, sono molto comode secondo me, a me piacciono le tazze giganti, anche tipo per delle tisane o per il pumpkin spice, perfetto. E queste hanno sulla stampa di un micio. Io ne ho due nere, che
appunto le espressioni erano diverse, e una bianca, super carinissima, e tutte e tre hanno i loro piettini. Passiamo ora a Lush, che purtroppo anche per Lush dovrò fare la stessa cosa, e mi sono finalmente decisa a prendere lo zainetto a pipistrello. Quest'anno l'hanno fatto in versione verde e nera, mi piace tantissimo. L'anno scorso c'era in versione viola e nera e purtroppo non mi ero decisa in tempo a comprarlo, perché avevo già dei prodotti che c'erano nella confezione regalo e quindi ero un po' indecisa. Quest'anno in realtà stessa cosa, perché anche quest'anno avevo tipo 2 prodotti su 4 che conteneva la box, però volevo troppo lo zainetto, raga. Non so se poi effettivamente lo utilizzerò, quanto lo utilizzerò. Lo zainetto è in cotone e le ali sono semirigide. Come potete vedere dalla foto, la box contiene una bath bomb a forma di pipistrello, la Bath Art Bath Bomb appunto, e dovrebbe fare tipo l'acqua viola nera tutta glitterata. Poi contiene uno spumante da bagno, l'Alien, che è stupendo, è veramente bellissimo, ha un profumo che mi ricorda un po' quello del lime. Lo spumante, a differenza della bomba, si può utilizzare in più volte, perché va sbriciolata appunto prima nella vasca e poi dopo ci va sul getto d'acqua per fare tutta quanta la schiuma. Altra Bath Bomb, il Fantasmino, e ultimo prodotto, lo slime dalla doccia, che è un prodotto che non ho mai provato, però mi ispira parecchio. E bene raga, io direi che siamo giunti all'ultima cosina del LOL, e sto parlando di Doll Skills. Come potevo non prendere nulla della collezione halloweeniana da Doll Skills? Partiamo dalla cosa che si abbina perfettamente anche allo zainetto di Lush di cui vi stavo parlando poco fa, quello verde fluo con i pipistrelli neri, perché sto parlando di queste garter verdi con le alette da pipistrello nere in PVC. Sono qualcosa di stupendo. Al posto dell'orecchio in mezzo c'è un cuoricino tutto nero matto, e anche il gancino qui sotto tipo nero matte. Appena era arrivata la collezione di Halloween sul sito, avevo addocchiato subito anche quelle in versione viola, cioè era uguale a questa, però sto di essere verde era viola, e quelle tutte nere, solo che al momento di fare l'ordine queste erano le uniche che erano ancora disponibili. Difatti tipo il giorno dopo che ho fatto l'ordine sono andate sold out pure queste, per dire. Ma il vero motivo per cui mi sono decisa a fare l'haul su Dollski è ovviamente il costume da cheerleader. Questo invece è il top con scritto Witch. Ah, il retro, che vabbè, ora non starete capendo niente, starete capendo di più dalle clip indossato. Comunque il retro è un pentacolo, e compreso nel set c'era anche il pantaloncino con la scritta Spell on You, bellissimo. Queste secondo me anche per Paul sono perfette. Il fiocchetto, e ovviamente raga, che cheerleader sarebbe senza pompon? Wow, io ho tipo una collezione infinita di pompon. Questi sono bellissimi perché sono tutti neri opachi e poi sono anche belli pieni. E nulla raga, questo era tutto quanto per questo haul. Io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere con un commentino qua sotto qual è stato il pezzo che avete preferito. Come al solito vi ricordo di dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì troverete tutti quanti i miei link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino alla fine di questo video, vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!